A cercare e non a trovare però Lucas D'Ambros, poi il pallone è completamente sballato in questo caso direttamente in fallo laterale a disposizione del Bicelli, già battuto da Urquiza verso Marino, è libero di impostare e serve Urquiza sulla lunga linea della fascia destra il controllo da parte di Atteo che vuole scodellare in maniera verticale in avanti, interviene in qualche modo Sant'Arcangelo. Che vuole la traccia verticale all'indirizzo di Vito Francesco. Non si intendono i due, rimesso da fondo campo per il Bisceglie con Alessio Martorella sul punto di battuta, gara fino a questo momento abbastanza equilibrata. Con la Caserano che si fa vedere più spesso dalle parti di Martorell mentre il Bisceglie prova in azione di ripartenza a far male. Ancora ci è uscito ben poco dalle parti di Alessandro Marchionna. Intanto la compagine di Mister Cazzarò a andare in avanti a cercare di recuperare il pallone. In qualche modo, qui Facundo Coria non riesce, però, l'Argentino. Dunque, rimessa in gioco con le mani. Il gioco è ancora fermo con Raimo probabilmente a prendere l'incombenza della rimessa in gioco con le mani. Ecco la già battuta lunga in avanti. Interviene bene Fucci, poi un batti e ribatti, mette le cose a posto Rizzo, ancora una volta un colpo di testa a liberare però il liberissimo logoluso e poi un destro scaraventato in avanti, forse più a liberare. Più che offendere dalle parti della retroguardia della Bisceglie, in questo caso da parte di Sanchez, probabilmente rimessa in gioco con le mani. Marino, pressato alto da parte di D'Ambros, si disfa molto bene del pallone, allora Urchiglio spara la porta, prova a girarsi, due con al compagno. Poi la sfera viene sporcata. Ma rimane sulla corsia di sinistra. indirizzo di Fucci all'1 contro 2 vuole il dribbling in secco. Poi il pallone di prima limite dell'area di rigore fermato. Poi Coria da intervento tempestivo da parte della difesa del Casarano in fallo laterale, gara molto delicata tra queste due squadre che si trovano a un punto di distanza. L'una dall'altra gara. Salvezza importantissima per quanto riguarda la permanenza. In questa quarta serie, tanto qui Ligorio sparacchia via il pallone, buono il controllo da parte di, di, di Coria, in questo caso, ma fa su il pallone in qualche modo Sanchez all'indirizzo di Marchionna, con un lancio completamente errato in questo caso, in fase di disimpegno da parte di Raimo che getta via il pallone, scarabocchia in palo laterale. Itzko viene a prendersi il pallone l'argentino vuole puntare ma viene ancora una volta fermato da un avvantaggiato che poi prova a trasformare l'azione in offensiva. Non riesce però, il pallone è abbarcato, linea dell'out, deviato però, e dunque si ripartirà da rimessa in gioco con le mani in favore della compagine di Mister Monticciolo. Montinaro viene a prendersi il pallone, vuole driblare il primo avversario, non riesce poi di forza va a riprendersi la sfera, viene braccato probabilmente, vediamo un po' cosa decreta il direttore di gara, calcio di punizione per il Casarano, sul pallone Rizzo, che appoggia saggiamente verso Raimo, controllo con il Mancino, poi vuole la sventagliata panoramica sulla corsia opposta all'indirizzo di Vito Francesco, che viene anticipato però in maniera tempestiva in questo caso, da Farinola in falo laterale, Squadre che certamente si studiano quando siamo giunti al minuto numero 10 e 50 secondi sul cronometro, parziale ancora fermo sullo 0-0, con -0. un intervento di testa da parte di Marino, poi prova a uncinare il pallone. Coria non riesce, e allora interviene Ateo Tambros. Si gira molto bene il brasiliano, vuole servire Sant'Arcangelo. Il pallone è troppo corto, però in questo caso ancora una volta spazzato via in fallo laterale. Vito Francesco che si avvicina. ma Regala il pallone al proprio compagno che scodellerà il pallone nel cuore dell'area di rigore proprio così. Poi chiama la sfera Martorell, la fa sua, gli dà calma ai suoi, vediamo un po se rilancerà la manovra profonda. Invece no, preferisce. La corsia di sinistra verso Ligorio, lungo linea per Fucci, ha il problema di girarsi, sbaglia completamente la misura del passaggio, regalando il pallone all'avversario, il cross è teso, sul quale non riesce a giungere sulla sfera Andrea Sant'Arcangelo, fa il suo, Alessio Martorell si accartoccia e lancerà certamente il pallone profondo in avanti. Pallone controllato in due tempi da parte di Urchio, poi la sfera scaraventata in avanti, ci arriva Sanchez, non riesce a controllare il centrocampo del, delle Bisceglie. E dunque calcio di punizione è già battuto, ma dietro di gara ferma il gioco. Rimane a terra, è un po' probabilmente avvantaggiato. Calcio di punizione Dovrebbe essere ribattuto dalla compagine oggi in maglia bianca. Il Rizzo che si incarica della battuta con Logoluso lì nei pressi. Lui preferisce però Raimo che scodella un pallone verso il limite dell'area di rigore. Ben ricacciato in avanti, poi interviene Logoluso ancora una volta in due tempi. Montinaro con il controllo a seguire. La sovrapposizione puntuale da parte di Raimo. Bon, il tocco di prima all'uno contro uno. Poi avvantaggiato, viene fermato dalla direttore di gara alla posizione di Upside Alessandro avvantaggiato, lui che è tornato ad allenarsi proprio nella giornata di lunedì dopo l'assenza per infortunio nel match di sabato scorso contro il Gravina, cioè, così di sinistra. Ricordiamo, giocò Mattia Coronese oggi che parte dalla panchina. Così come anche tedesco. Vediamo un po' se Mr. Monticciolo farà uso. Del centravanti ex Torres. Per dare un po' più di peso in avanti. E intanto il è ricacciato all'indietro. Marino braccato. Alto da parte di D'Ambros. Si disfa molto bene del pallone. Poi la sfera è distribuita sulla corsia di sinistra male però non può arrivarci ovviamente Ligorio ci arriva Vito Francesco con le mani logo luso, buon il controllo, si gira avvantaggiato ancora l'ex esterno della Fidelis ricomincia da Arizzo con calma ovviamente il Casarano una fretta di affondare, vuole far girare il pallone la compagine di Mister Monticciolo a destra verso sinistra. Poi il pallone di Sanchez all'indirizzo di Sant'Arcangelo, non, non ci arriva per la sponda. Poi riesce a duettare molto bene con D'Ambros, forse un tocco con un braccio, protesta il brasiliano, lascia proseguire il direttore di gara, alimenta l'azione del logo Luso. All'indirizzo di Avantaggiato, che prova a convergere, si porta il pallone sulla destra. Vuole due, due tare con Montinaro. Torna sul pallone Avantaggiato, poi logo l'uso limite dell'area di rigore. Poi un pallone scaraventato in avanti, sul quale arriva in qualche modo Sanchez. Poi a Teo, riesce a tenere il pallone in campo. Prova di intervenire, forse alza un po' troppo la gamba, lascia proseguire il direttore di gara, allora interviene Facundo Coria, buono il movimento dell'argentino, tiene il pallone in campo, anzi no, perché il direttore di gara alza la bandierina. Dunque si ripartirà, rimessa in gioco con le mani per il Bisceglie, probabilmente una deviazione sul controllo di Facundo Coria. Eccolo già battuto. Lato corto dell'area di rigore riesce ad intervenire molto bene Montinaro e a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario. E allora le caserano che riparte e imbastisce ancora un'altra azione offensiva, almeno tenta di farlo ancora una volta alle retrovie con Rizzo che avanza a grandi falcate, poi sbaglia completamente il pallone verticale sulla quale non può certamente arrivarci avvantaggiato, la sfera spila oltre la linea di fondo, a disposizione di Alessio Martorell, ricordiamo che nel match di andata il Bisceglie si impose per 1-0, con il calcio di rigore realizzato da Calogero Lapiana, eccolo Martorell che rinvia la manovra. Orchiglio. il tocco di prima da parte di Coria liberare il compagno che carica la conclusione. Sfera che termina lontanissima. Dai pali difesi da Alessandro Marchionna. Alla sua destra. Quando siamo giunti al minuto numero 16 e 51 secondi. Passera ancora fermo sullo 0 0. Tanto il direttore di gara ferma il gioco. Deve essere ribattuto il rimessa da fondo. Con Marchionna ancora una volta sul punto di battuta, Raimo avanza e va in verticale all'indirizzo di Montinaro. Buona la sponda verso Sant'Arcangelo che prova a girarsi, invece cambia il fronte sulla corsia opposta all'indirizzo di Vito Francesco e guarda in mezzo. Mette al centro verso D'Ambrosi il controllo è difettoso. Poi interviene ancora una volta Sant'Arcangelo, va giù. Non c'è ancora una volta nulla, secondo il direttore di gara. Proteste vibranti da parte dei calciatori del Casarano. Intervento molto molto dubbio in questo caso ai danni di Andrea Santarcangelo che si era liberato egregiamente del proprio diretto avversario. È andato per terra, direttore di gara dall'ok, okay, non c'è nulla per lui. Secondo intervento abbastanza dubbio nel corso di 2-3 minuti. prima per un tocco di mano presunto, ancora una volta su iniziativa di Santarcangelo. E questa volta Su intervento Sulle piede Destro da parte del centravanti ex Picerno Ovviamente avremo modo di rivedere L'azione con il replay Tanto si ripartirà La rimessa in gioco con le mani Pallone profondo a sponda è buona da parte di D'Ambros Non ci arriva poi Montinaro, allora svirgola completamente. Qui l'intervento Farinola, che non sventa la minaccia e è... regala il corner alla Caserano con Vito Francesco che lascia l'incombenza, ovviamente, al solito Montinaro. Vediamo un po' se sarà Montinaro o Raimo, indicato numero uno, la battuta del corner. Occhio ovviamente in area di rigore alle Torri, occhio ad D'Ambros, ma anche a Sanchez già autore di una marcatura in questa stagione. Parte Raimo con il mancino, pallone a rientrare un po' troppo. Termina direttamente sul fondo, nessun problema per Martorell. 19 minuti e 20 secondi sul cronometro, 0-0 tra Bisceglie e Casarano. E con Martorell pronto al rinvio da fondo Ovviamente Martorel protagonista anche nel match di andata con un paio di interventi importanti a disinnescare le manovre offensive del Casarano. Intanto qui un calcio di punizione ravvisato dal direttore di gara in favore delle bisceglie. Pallo da parte di Rizzo molto probabilmente sarà cozza a battere il calcio piazzato attenzione ovviamente a Urquillo ai suoi centimetri in area di rigore Bacozza che è il cuore del cerchio di centrocampo il lacrosse in area di rigore sventa la minaccia ancora una volta Sebastian Sanchez dalla parte opposta un altro corner per il Bisceglie primo corner anche per la compagna di mister Cazzarò. Cozza sul punto di battuta. Sta facendo più continua la manovra offensiva del Viscglia in questo caso, con questo cross insidioso, il pallone che veleggia nell'area di rigore, rilanciato prontamente dalla retroguardia del Casarano sul quale interviene male in questo caso Marino, poi in contrasto è molto abile D'Ambros. Ma senza Bronzoli Scaraventa via la sfera In fallo laterale Lo stesso Marino Allora Teo Buon incontro del lotto Ricomincia all'indietro poi Di prima il cross improvviso Da parte di Vito Francesco Raimo Tanto due palloni in campo E Montinaro in fase offensiva Con il mancino pallone Che è lì Sulla linea Della tre quarti E a Teo Fa solo il pallone Si accorgono Della presenza del Secondo pallone nell'area di rigore. È Marino lo rigetta al di là del fallo di fondo. Tanto calcio di punizione per Ateo, già battuto logo l'uso. Poi il adesso poi allarga con il mancino. All'indirizzo di avvantaggiato, il controllo non è male, poi taglia il campo in qualche modo. Montinaro con la solita regalità e guadagna calcio di punizione, avvantaggiato ancora una volta, però incollato alla destra per l'esterno. Ex Fidelis, poi allontana Urchizza in avanti. Ci arriva ancora una volta Raimo con la testa Rizzo, avanza palla al piede, poi. Interviene in qualche modo Montinaro, ci mette il destro, non riesce a controllare però il fantasista rosso-azzurro. E dunque messa laterale per il È già battuta con Urchiza prima e Marino poi, che prova ad impostare la prima manovra, servendo il pallone, smistandolo sulla destra di Cozza. Pallone di ritorno per, ancora una volta per Marino. Ligorio con il mancino prova a rinviare, con il sinistro, tanto Rizzo viene messo giù faccio di punizione in fase difensiva per il Casanno. Già battuto nel tentativo di imbeccare la corsa di Lucas d'Ambros che prova a svariare su tutto il fronte d'attacco. In questo caso, però il controllo non è felice per quanto riguarda il brasiliano. E dunque rimessa con le mani per Ligorio. Già battuta. Forse un intervento danni di logo l'uso Non così secondo il direttore di gara. Poi ferma il gioco. Per segnalare una punizione. A disposizione della compagine di casa. Con Marino che lascia l'incombenza. A Urchizza. Marino ancora, pallone orizzontale Indirizzo del compagno, vuole scodellare la sfera rasoterra in avanti, ci arriva molto bene Arizzo. Poi Logoluso che ricomincia all'indietro. Raimo, pallone profondo, non ci arriva Sant'Arcangelo, un po' di confusione al cerchio di centrocampo, prova a mettere le cose a posto, lo stesso avvantaggiato. Pallone che sfila però ancora una volta in fallo laterale. Nonostante, comunque, il Casarano stia cercando di pressare alto e di tentare di girare il pallone, non riesce fino a questo momento a sgritolare il muro eretto da mister Michele Cazzarò. Due moduli speculari, entrambi con il 3-5-2. E la Bisceglia secondo, peggior attacco del torneo con i suoi 13 gol realizzati, ma anche comunque una discreta difesa. Tanto qui prova Farino la lazione personale. Interviene Fucci, vuole il dialogo con Cozza, riesce ad uncinare il pallone. Fucci mette al centro un traversone interessante, poi intervento è tempestivo da parte di Marchionna. In corner, prima parata degna di nota da parte del, dell'estremo difensore della Juniores. Questo oggi all'esordio come dicevamo poc'anzi, probabilmente è stato Urchiglio. A graffiare dalle parti dell'estremo difensore classe 2004. Dunque calcio d'angolo per Cozza. Il cross è riversato in area di rigore. La sfera che rimane lì. Calcio di rigore! Calcio di rigore per il Bisceglie, un fallo all'interno dell'area di rigore sulla cross alla sinistra dell'estremo difensore Marchionna, cross scodellato da Cozza. Probabilmente è andato giù Urchiglio. E dunque penalti per quanto riguarda il Bisceglie, vediamo un po' chi si incaricherà della battuta del calcio di rigore. Vediamo un po', probabilmente Coria. È proprio l'Argentino per il gol dell'ex. Va Facundo Coria. Palo e rete. Palo e rete. Il gol del Bisceglie, il gol dell'ex. Facundo Coria. Che spiazza Alessandro Marchion. E dunque il bisceglie va in vantaggio quando siamo giunti al minuto numero 27 in questo istante. Bisceglie 1, Casarano 0. Il gol di Facundo Coria che fino a un mese fa, un paio di mesi fa, calcava il Giuseppe Capozza in Casarano. Ora realizza la sua prima rete stagionale proprio contro la sua ex squadra. Dunque, ora il Casarano prova a riversarsi in avanti con questo intervento abbastanza veemente da parte di Fucci ai danni di, di Sanchez. Dunque, calcio di punizione in favore del Casarano, probabilmente, forse no. Perché il direttore di gara ha detto che era tutto ok, e dunque, rimessa da fondo campo per Alessio Martorell. Dopo due interventi abbastanza dubbi all'interno dell'area di rigore ai danni di Andrea Santarcangelo, il direttore di gara ha visto un intervento degno del tiro dagli 11 metri, trasformato poi da Facundo Coria. Ora però non demorde il Casarano con D'Ambros sulla corsia di destra. Guarda al centro, mette in mezzo un tocco da parte di Ligorio in corner. Non aveva demeritato fino a questo momento il Casarano, ma comunque il corner a disposizione della compagine di Mister Monticciolo. Con Raimo che lascia il computo della battuta a Matteo Montinaro. Pallone corto ancora all'indirizzo di Raimo che ricomincia all'indietro. Montinaro all'uno contro uno. Buona la sovrapposizione in avanti. Da partito Francesco il cross è teso ribattuto ancora una volta da Ligorio in fallo laterale si approvinqua velocemente Vito Francesco poi lascia l'incombenza ancora una volta a Sanchez che proverà. certamente con la gittata lunga nel cuore dell'area di rigore è tentativo di trovare una spizzata propizia che possa far male dalle parti di Alessio Martorell pallone in area di rigore che vaga lì al centro attenzione ancora un altro intervento Dubbio ai danni di Montinaro, probabilmente fuori gioco. Fuori gioco. Posizione di offside da parte di Matteo Montinaro. Ma qualora non ci fosse stata la posizione di offside, molto probabilmente sarebbe stato rigore netto in questo caso e dunque calcio di punizione per Alessio Martorell. Ora il Caserano. Comunque ha risposto dopo il calcio di rigore realizzato dall'ex Facundo Coria, Martorel. Rilancio sulla corsia sul quale non può arrivarci. Ovviamente. Barletta in questo caso ha vantaggiato. Lascia Raimo, messa in gioco con le mani all'indirizzo di Montinaro poi. Interviene in qualche modo qui Coria, porta a spasso il pallone, poi un rilancio completamente sballato in avanti, ricaccia via la minaccia in questo caso Rizzo, poi un batti e ribatti, mette giù il pallone uccinando la sfera perfettamente Coria. Poi interviene Montinaro, maltrattato da un paio di avversari, vediamo un po', probabilmente è Fucci. L'autore del fallo che viene ammonito in questo caso. Primo giallo del match per Michele Fucci. Intervento reiterato danni di Matteo Montinaro. Riuscito a mettere giù il pallone. Poi, come diciamo poc'anzi, maltrattato dal numero 41 di casa. E dunque calcio di punizione. Da posizione interessante per la squadra rosso-azzurra. Con Montinaro e il solito Raimo sul punto di battuta. Vediamo. Vediamo cosa inventeranno i due calciatori del Casarano. Va Montino direttamente in porta, direttamente sulla barriera, però su Cozza che rinvia la manovra. Poi Marchionna senza paura rilancia con il mancino non male il calcio del porterino classe 94. Pallone però scaraventato in fallo laterale. Interviene Urchizza. Poi prova a mettere giù in qualche modo Atteo va a sparare la porta D'Ambros Viene fermato Probabilmente in Posizione di offside E dunque Marino qui lascia La battuta A Martorell Quando siamo giunti al minuto numero 22 Minuto numero 32 scusate E 25 secondi Palla che vaga lì al limite dell'area di rigore, rimesso in gioco con le mani per il numero 19 Barletta, lì nelle vicinanze. Urchizza lui preferisce andare in area di rigore, sul quale non ha un buon controllo. Qui Urchiglio e dunque rimessa da fondo campo, già battuta da Marchionna sulla corsia di destra per Sanchez che vuole il pallone verticale, anticipato Santarcangelo. Poi interviene Itzco un po' in ombra nel corso di questa partita. Prova comunque a mettersi in moto l'argentino, Servendo Fucci, corsia di sinistra. L'uno contro uno Farino la pallone allontanato in qualche modo dal retroguardia del Casarano. Poi il limite dell'area di rigore. Prova ad arrivare in qualche modo. Coria. La sfera è lì. E c'è il gol del... del raddoppio della bisceglie Casarano 0, Casarano 0. Bisceglie 2, il gol è di Urchiglio. Primo gol anche per lui, prima primario stagionale per quanto riguarda eh, il centravanti argentino Gonzalo Urchillo, che aveva debuttato nel precedente match di campionato da subentrato. Questa è la prima gara, gara d'esordio per quanto riguarda il calciatore argentino classe 89, appena arrivato dal. Agropecuario dunque primo gol alla seconda presenza in questa stagione primo gol con la maglia nero-azzurra stellata dunque la Casalano è sotto di due gol e intanto qui un fallo ai danni ai danni di disco da parte di Sant'Arcangelo se ne vede il direttore di gara e dunque corsia di sinistra l'indirizzo di Ligorio. Ancora il Bisceglie che non è domo in questo frangente. Cozza. Pallone orizzontale l'indirizzo di Itsco che prova a puntare, va all'indietro. Poi Marino pone il controllo con il destro. Poi con tutta la calma del mondo fa girare il pallone. La squadra di Mister Cazzarò. Corsia di destra. Uno contro uno da parte di Isco ancora, poi Coria, buono il controllo con il mancino, ancora il pallone allargato sulla corsia di destra, molto buono l'intervento per in questo caso da parte di Montinaro che prova a partire in progressione, pallone sul sinistro. Serve poi avvantaggiato. l'uno contro 2. Vediamo cosa inventa il numero 3. Preferisce andare all'indietro. All'indirizzo di Logoluso. Si sgancia Montinaro. Poi il pallone ancora sulla corsia all'indirizzo. Ancora una volta di avvantaggiato. Non riesce qui il corridoio. Pallone troppo lungo. E dunque rimesso da fondo campo per la squadra di mister Cazzarò. 10 minuti. Più eventuale recupero al termine di questo primo tempo, mi sceglie due: Casarano 0. Il gol. Il primo sia di Facundo Coria su calcio di rigore, ma anche di Facundo Urchiglio, alla prima gara da titolare per lui, D'Ambros all'indietro. Poi è avvantaggiato. Vuole il movimento a rientrare. Serve la sovrapposizione. Prova a puntare qui. Raimo all'uno contro due. Non passa il pallone. Poi ritorna sulla sfera. Va ancora all'indietro. Logoluso. Sono a tiro per lui. Lo carica. Pallone però fuori misura. Non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Dunque nessun problema per l'estremo difensore di casa. Comunque per. Quanto Riguarda il Casarano, out come dicevamo in apertura, estremo difensore Ianni per squalifica e il lungo degente Naccio Pipistrelli che dovrebbe tornare tra un paio di settimane a pieno regime. Mentre per il Bisceglie, assente Acosta, anch'egli per squalifica. Intanto, calcio di punizione. Per il Casalano già battuto, con questo pallone in orizzontale all'indirizzo di Sanchez che al piccolo trotto avanza, poi va all'indirizzo di Montinaro. Buono il controllo, il problema di girarsi il 10, fa un po' fatica. Poi allarga il fronte, ancora una volta sulla corsia di destra per Sanchez prima e Vito Francesco poi. Ritorna Alex Lavello sul pallone, servendo l'Argentino Rizzo in fase di impostazione con il tocco di prima. Raimo da destra verso sinistra il Casarano. Pallone in verticale, completamente sballato il controllo di avvantaggiato che regala la sfera agli avversari. Poi con la, la testa interviene Sanchez, mette giù il pallone. E poi scaraventa via la sfera il più lontano che può. Lo stesso Rizzo, ma il pallone ancora incollato sul destro di Avantaggiato. Raimo sulla corsia di sinistra. Prova ad alimentare l'azione, si mette in proprio. Poi vuole penetrare. Sull'esterno non è finita però l'azione del Casarano con Ateo che l'alimenta, Sanchez guarda in mezzo, mette il pallone al centro all'indirizzo di Sant'Arcangelo, poi zona tiro per Raimo che prova la sventagliata con il mancino che non passa, Logoluso, pallone ancora sulla lunga linea per Avantaggiato, Logoluso... Montinaro si gira molto bene, vuole il pallone di ritorno, la misura però è imprecisa da parte dell'E10, pallone che sfila direttamente oltre la linea di fondo. Messa da fondo campo per il Bisceglie, che è avanti, ricordiamo, di due gol quando siamo giunti al minuto numero 38. E 54 secondi sul cronometro. Dunque rinvio profondo intanto da parte di Martorell. Prova ad uncinare la sfera in qualche modo. l'ogoluso poi Sanchez con il piattone. Prova ad areare il gioco. Non riesce l'argentino. Il pallone ancora una volta sul petto di Coria. Che viene fermato. E allora il Casarano in azione di contropiede con questo taglio verso D'Ambros. Poi tocco di Montinaro. Sulla corsia di sinistra ancora il brasiliano si sgancia. Poi vantaggiato il pallone in profondità, non riesce però a far passare la sfera, e allora rimesso in gioco e ancora per il Casarano. Il destro di Rizzo, deviato in fallo laterale. Logo l'uso, un occhio al centro. Poi prova la sponda in qualche modo d'Ambros non ci arriva però l'ex centravanti del Fasano nell'attentativo di dialogare con il proprio compagno di reparto Andrea Sant'Arcangelo interviene in presa sicura e troppo semplice Alessio Martorell invio profondo intanto di Martorell che prova a cercare e a trovare in qualche modo Urchiglio l'autore del secondo gol Intanto rimessa in gioco con le mani per il Bisceglie con Barletta. Vediamo se scodellerà il pallone all'interno dell'area di rigore. Proprio così. Pallone insidioso all'interno dell'area. Non ci arriva però Coria. Dunque, Marchionna fa suo il pallone. Era sfortunata per lui dopo un intervento abbastanza complicato in apertura di match. Poi. Ha dovuto soccombere sotto i colpi di Coria prima e Orchiglio poi. Bisceglie all'insegna dell'albi celeste. Questo oggi, qui buona la giravolta da parte di Zico a liberarsi completamente dell'avversario. Poi corsia di sinistra. Ligorio il pallone è tagliato in area di rigore. Esce male in questo caso Marchionna. E ancora il Bisceglie ad alimentare ma probabilmente Ligorio non riesce a tenere il pallone al di qua della linea dell'out dunque rimessa con le mani per il Casarano e con la già battuta Logoluso, buono il controllo smista sulla, sulla corsia di sinistra poi ricomincia D'Arizzo buono il movimento a liberarsi da parte di Sanchez Montinaro preferisce alleggerire all'indietro poi buono il controllo il tocco di prima Ancora il Casarano in progressione offensiva. Poi Vito Francesco, Montinaro, zona tiro. Allarga il fronte sulla corsia opposta. All'indirizzo di Raimo. Il pallone è deviato e sporcato. La retroguardia del Bisceglie con Coria che si fa libero. E allora esce palla al piede il Bisceglie con il palleggio molto bene sul lungo, linea qui Coria che vede il pertuggio all'indirizzo di Isco che viene anticipato prontamente da Raimo in falo laterale dunque siamo giunti al minuto numero 43 in questo primo tempo, Bisceglie 2, Casalamo 0, intanto il direttore di gara ferma il gioco Sarà avvantaggiato alla battuta. Prova a scambiare con il compagno. Ancora avvantaggiato con il mancino. Vede e serve il Raimo. Rimessa con le mani per la compagine di mister Monticciolo. Che prova a guadagnare metri. Raimo ancora. Montinaro, buon il controllo, poi prova a scodellare improvvisamente il pallone al centro dell'area di rigore. Però non va a buon fine il tocco di Montinaro, anche perché non è riuscito a tenere la sfera all'interno del rettangolo verde. E dunque rimessa con le mani per Urchizza, Ancora lui. In due tempi l'ex calciatore del Fasano, direttamente in fallo laterale. Raimo, all'indietro, apparecchia verso Lugoluso. Sanchez è abile a liberarsi del diretto avversario e poi andare nel cuore del cerchio del centrocampo. All'indirizzo di Montinaro che cincischia un po' troppo, riesce a combattere con... Coria in qualche modo, poi Sanchez si interpone e allora si allarga la manovra del Caserano sulla corsia di sinistra, indirizzo di Raimo il cross, attenzione con il colpo di tacco, una meraviglia il gol di chi? Di Matteo Montinaro come al solito che accorcia le distanze, capolavoro. Da parte del, dell'ex fantasista del Bitonto, dunque cambia il parziale. Quando siamo giunti al minuto numero 44, 35 secondi, Bisceglie 2, Casarano 1: sotto misura ha trovato il colpo da maestro. Matteo Montinaro, come al solito, contro, il, contro la nocerina un gol di testa contro il Gravina. Un gol di giustezza. E ora contro il bisceglie anche il gol col colpo di tacco. Colpo davvero da 90 per quanto riguarda la società rosso-azzurra. Intanto arriva uno, arriva il 2, direttore di gara decreta la fine della prima frazione di gioco. Senza recupero. Dunque, termina il primo tempo con il vantaggio del bisceglie per due reti a 1 sul Caserano. Il, ricapitoliamo i marcatori. Il gol di Coria in apertura su calcio di rigore a spiazzare Marchionna, e poi il raddoppio con Urchiglio, e poi il gol meraviglioso da parte di Matteo Montinaro con il colpo di tacco che rende ancora vive le speranze della sua squadra. E dunque, noi facciamo una piccola pausa e diamo la linea alla regia. Eccoci ritrovati in diretta dal comunale di Via Campo Sportivo in Terlizzi per il secondo tempo di Bisceglie Casarano. Ricordiamo nel corso del primo tempo 2-1 per il Bisceglie con il gol in apertura sul calcio di rigore dell'ex Casarano Facundo Coria che ha spiazzato l'esordiente Alessandro Marchiono dopo aver colpito il palo interno, poi la gol di Urchiglio. Una conclusione imponente sotto la traversa, poi il gol del 2-1 che accorcia le distanze del solito Matteo Montinaro con un delizioso colpo di tacco a beffare Alessio Martorell, tanto non dovrebbero esserci sostituzioni all'inizio della ripresa con il Casarano. Che ha messo il pallone, sistemato il pallone sul punto di battuta. Sarà proprio un pagine di Mister Monticciolo a dare il là alle ostilità del, della seconda frazione di gioco. Due episodi dubbi nel corso del primo tempo a sfavore del Casarano, ai danni in particolare di Sant'Arcangelo per una. Dubbio, tocco con un braccio all'interno dell'area di rigore, poi per un fallo ai danni dello stesso centravanti ex Picerno, tanto è il Casarano in avanti, guadagnato una rimessa in gioco con le mani, di cui si occuperà Nicola Raimo, Guardia, guarda il movimento dei compagni, il 6, poi appoggia la sfera verso Ateo pallone. Però deviato sporcato in fallo laterale. Ancora a disposizione della compagine rosso azzurra. Probabilmente no, perché dietro di gara ha avvisato una deviazione sul controllo di Alessandro avvantaggiato. Dunque, rimessa con le mani per il bisceglie, in particolare per Urchizza in profondità interviene molto bene con la testa qui Logoluso, poi con la spalla in sponda da parte di Sant'Arcangelo verso D'Ambros viene fermato, poi mette le cose a posto in qualche modo Logoluso. E allora avanza Sanchez. Ricomincia il Casarano da Vito Francesco, pallone teso in avanti, preda però del centrocampo del Bisceglie, poi svirgola completamente il destro qui Gianmarco Rizzo direttamente in fallo laterale dunque rimessa con le mani per il Bisceglie dalla parte opposta in questo caso con Marino che va in avanti a cercare e non a trovare l'incornata perentoria dell'autore del secondo gol urchio rimessa in gioco con le mani ancora per il Casarano con Sanchez sul punto di battuta pallone lungo e verticale in avanti la sfera che ritorna sulla testa dell'argentino che la riscodella della campanile in avanti mette giù il pallone in qualche modo qui coria ma sbaglia la misura del passaggio regalandola rimessa ancora una volta con le mani alla compagine di mister monticciolo comunque buona fino al gol subito la prestazione di marchionna intanto qui un attacco improvviso da parte del Casarano con Montinaro che smista sulla corsia di destra all'indirizzo di Avantaggiato Che sbaglia completamente il tocco. Troppo corto verso la sovrapposizione di Raimo. Poi interviene Urchiglio. Pallone. Vediamo un po' se è stato deviato. Tanto dicevamo. Buona la prestazione di Marchion. Promosso. Dalla Juniores per questa gara a causa dell'assenza, anzi delle assenze, di Ianni e del secondo Montoya. Fiducia alla classe 2004 che aveva compiuto un intervento prodigioso nel, in apertura di match, poi ha subito due gol, prima da Coria e poi da Urchiglio. Incolpevole, però, estremo difensore del Casarano. Dunque rimessa in gioco ancora una volta per il, Casarano, per il Bicelli, Scusate. che perde un po' di tempo tra i mugugni Intanto, qui Coria la sponda con la testa. Interviene Atteo, deve mettere giù il pallone. Il Casarano, in qualche modo, non riesce. Poi prova a trasformare l'azione in offensiva. Il Bisceglie con Coria che non arriva sul pallone. Allora interviene Raimo, che scodella in avanti. In qualche modo il pallone. In un campanile smorzato da Rizzo con il tacco. Matteo regala il pallone a Isco pressato regolarmente da Logoluso, che va sulla corsia di sinistra, all'indirizzo di Avantaggiato che prova a puntare, va sulla lungolinea. D'Ambros pallone di ritorno verso Logoluso, che vuole la traiettoria, la traccia profonda verso D'Ambros che tiene il pallone in campo, dovrebbe alleggerire all'indietro, lo fa bene, ancora verso Avantaggiato, limite dell'area di rigore, buon controllo con la sola da parte di Montinaro, che si porta il pallone sul sinistro, poi con il destro. Apparecchia la tavola l'indirizzo del compagno, il cross di avvantaggiato è teso, deviato in maniera provvidenziale dalla retroguardia delle Bisceglia. Ma ancora una volta sul mancino di Raimo che prova la conclusione ribattuta. La sfera ancora lì, inviata e allontanata il più lontano che può da Urchizza. Poi all'uno contro uno, qui Rizzo e lo stesso Urchiglio. Vediamo un po' chi ha la meglio. Lo stesso difensore del Casarano che guadagna una rimessa in gioco con le mani. Con Sanchez che va da Logoluso, che cambia il fronte sulla centro-sinistra a cercare e a trovare Raimo che corre sulla verticale, lo premia poi Montinaro. Eccolo ancora Raimo, il pallone con il destro, un po' a metà strada, riesce comunque ad arrivarci a Teo, ma non. A servire Montinaro, allora in azione di ripartenza, è Izco che riparte, ancora l'argentino, va sulla corsia di destra, Buon il controllo con il mancino da parte di Coria, che guarda in mezzo, mette al centro, buono l'intervento, ancora in chiusura, lettura provvidenziale di Sanchez, che regala il pallone a Fucci, l'unico ammonito nel corso del match. Il numero 41, dunque il Bisceglie. Che riparte ancora una volta dalle retrovie con questo pallone verticale da parte di Urchizza verso Itzico, frenato però con la testa da Capitan Rizzo in fallo laterale, comunque rimessa in gioco con le mani con Barletta che attende che gli si è recapitato il pallone. Luigi Barletta un po' in ombra lì sulla corsia di destra. Nel corso del primo tempo della classe 2001, stato qui. Pallone verso Urchico. Però non ci arriva. Sbaglia completamente. Però il rinvio a vantaggio regalando il pallone a Parletta che va sul fondo, mette in mezzo in area di rigore. Pallone deviato in corner, tiro dalla bandierina per la squadra di Mister Cazzaro. Con Cozza che va ad incaricarsi. Specialista dei calci piazzati, andiamo un po'. Terzo calcio d'angolo della partita. Per quanto riguarda il Bisceglie, qui con Cozza che chiama lo schema. Occhio a Urchiglio in area di rigore. Il cross tagliato. Buona la smanacciata qui di Marchionna. La conclusione da parte di Ligorio. Improvvisa con il mancino. Proteste per un presunto tocco con un braccio. Non così, secondo il direttore di gara, che fa segno di proseguire. E si sì, ripartirà ancora una volta da calcio d'angolo dalla parte opposta. Ma sempre dallo stesso piede destro di Cozza che si incarica di tutti i calci piazzati della squadra nero-azzurra stellata. Calcio d'angolo per il Bisceglio, dunque ancora un altro schema per il numero 5, il cross tagliato lo mette fuori Sanchez, ma sui piedi di Izco che alza questo campanile, chiama la sfera Marchionna e con sicurezza fa suo il pallone in presa aerea e lo smista sul centro-destra per Logoluso che alza la testa e va in verticale in maniera profonda ad imbeccare la corsa di Amantaggiato che va all'indietro verso Montinaro Zora, tiro per il 10, allora prova ad inventare in qualche modo pescando sulla corsia di destra, il compagno Vito Francesco non riesce ad uncinare il pallone Logoluso per via dell'intervento tempestivo da parte del diretto avversario che gli sporca il pallone in fallo laterale dunque rimessa in gioco in fase offensiva per il Casarano con Sanchez... Sul punto di battuta, Casarano è entrato con il piglio giusto in questa seconda frazione di gioco. Galvanizzato dal gol in chiusura di primo tempo realizzato da Matteo Montinaro. Ancora Sanchez ad insistere sulla corsia di destra con le mani lì a due passi. Cioè Logoluso lui preferisce andare ancora una volta in area di rigore alla ricerca di Sant'Arcangelo, viene fermato il la classe 2003, poi sul mancino improvviso ancora una volta di Logoluso tra le braccia, braccia dell'estremo difensore Martorell che fa suo il pallone, si accartoccia ed è pronto al rinvio profondo, così è per Martorell, pallone è lunghissimo, giocano entrambi i portieri, Martorell prima e Marchionna poi. Eh già già Sistemato il pallone sul destro di Sanchez, Vito Francesco, pallone in verticale, completamente errata però la misura del passaggio. Allora interviene in un secondo istante lo stesso Sanchez alla ricerca di D'Ambros che prova ad ammortizzare con la testa il controllo. In due tempi il Casalano deve cercare di mettere il pallone per terra, ci riesce in qualche modo, si lotta a centrocampo con Sant'Arcangelo, poi. Scaraventa via la minaccia il Bisceglie, ma ancora una volta sul mancino di Nicola Raimo. Che alleggerisce, si accontenta di Marchionna, non va sulla destra, va sul centro sinistra a restituire il pallone ancora una volta Nicola Raimo. Il controllo errato però da parte di Montinaro che regala la sfera ad Izco, limite dell'area di rigore, raddoppiato Izco e Caparbio. L'Argentino però perde comunque il pallone regalandolo a Logoluso, interviene in qualche modo con il gambone Sant'Arcangelo. Poi la sovrapposizione dello stesso Classe 2003. Però è troppo lungo però, non può arrivarci Andrea Sant'Arcangelo. Pallone che si spegne inesorabile oltre la linea di fondo, dunque, rimessa per Martorella. Intanto primo cambio per Ila Casarano, fuori avvantaggiato dentro coronese per quanto riguarda la compagine di Mister Monticciolo. Primo cambio, dunque, un po' più conservativo, fuori un esterno alto della corsia Mancina. I 5 di centrocampo dentro Mattia Coronese, un po' più difensivo come caratteristica, anche se il classe 2002 non disdegna delle galoppate importanti in fase d'attacco, tanto rimessa con le mani. Per il Biscegli è già battuta in area di rigore con Urchiglio che si appoggia irregolarmente su Rizzo. E commette fallo Vito Francesco evita l'avversario. Poi serve Sanchez eh, con il pallone verticale. Sbaglia però ancora una volta. Poi interviene all'uno contro uno con Urchiglio che riesce a tenere vivo il pallone. Servendo il compagno, eccolo. Coria sul. Sulla linea. Di fondo fa carambolare la sfera sui piedi di Rizzo e dunque guadagna calcio d'angolo. Buona iniziativa da parte dell'argentino ex Casarano. Gioca una discreta gara non solo per quanto riguarda il gol, ha fatto salire la squadra con la consueta classe, con il consueto tocco d'alta scuola. Il cross in area di rigore esce un po' a vuoto qui. Marchion interviene. Attenzione qui Marino che rimane per terra, problemi per lui. Si avvicina qui lo stesso Coria. Anzi, Urchillo. Speriamo non sia nulla di grave per lui. Rimare, rimane lì contuso nell'area piccola. però si rialza un po' a fatica Marino. è andato comunque a colpire, a tentare di colpire il pallone con la testa, non inquadrando però lo specchio della porta. Vito Francesco, corsia di destra, pallone sulla lungolinea, vuole il velo prezioso qui. Atteo, a disposizione del compagno che non capisce però le intenzioni di Antonio Atteo, non arriva sul pallone e regala la rimessa con le mani... Marino, poi interviene Farinola che alza questo pallone a campanile, prova ad ammortizzarlo, ad ammorbidirlo in qualche modo. Urchio, ma la sfera ancora verso Facundo Coria si sovrappone. Urchio non lo premia. Facundo Coria vuole fare tutto da solo, vediamo un po' se guadagna rimessa laterale. No, perché è stato lui l'ultimo a toccare, secondo il direttore di gara. Dunque la rimessa è per il Casarano, quando siamo giunti al minuto numero 14 di questo secondo tempo. Biscegli ancora avanti per due reti a uno contro il Casarano che però sembra essere entrato con il piglio giusto nel tentativo di graffiare dalle parti di Martorelle. Intanto, qui in fase difensiva, Sanchez alza questo pallone. Buono il controllo con il petto da parte di Sant'Arcangelo. E allora prova il cambio di fronte. In qualche modo, Vito Francesco interviene Marino in fase di chiusura, ma è Rizzo che alimenta la manovra del Casarano, servendo Montinaro che apparecchia all'indirizzo di Raimo. Che ha il piccolo trotto, un po' deciso sul da farsi, allora va in avanti ancora una volta verso D'Ambros che fa a sportellate, vediamo un po' se subisce fallo. Così è, calcio di punizione per il Casarano, strattonato. Lucas D'Ambros da Silva, intanto sul pallone Montinaro, ma anche Raimo come al solito. Da ultimo baluardo vediamo Vito Francesco lì nel cerchio di centrocampo, va Montinaro con questa traiettoria interessante sulla corsia di destra, sulla quale non può giungere però impetuoso Antonio Ateo che fa sfilare la sfera oltre la linea di fondo. Dunque rimessa a disposizione di Alessio Martorell. Tanto dice ai suoi di avanzare. Che probabilmente rinvierà profondo. Proprio così. Nel tentativo di servire Urchio, lunghe leve per l'Argentino. Tanto qui un pallone che prova a mettere a terra con la consueta classe. Poi lavoro con la suola da parte di Facundo Coria. Porta a spasso il pallone, prova a danzarci, ma sbaglia però. Probabilmente. Cercava una deviazione da parte di un avversario, non la trova. Dunque rimessa da fondo campo che deve essere ribattuta da Alessandro Marchionna, secondo il direttore di gara Raimo. Pallone profondo e verticale a cercare e a trovare in questo caso Sant'Arcangelo che non riesce però nel controllo. Il disimpegno da parte di Atteo è provvidenziale in questo caso, poi la sfera sulla corsia di sinistra all'indirizzo di Montinaro che preferisce ancora una volta Raimo. Poi cambia il fronte aprendo il piattone sulla corsia di destra all'indirizzo di Logoluso, guarda in mezzo, mette al centro un pallone a metà strada. Tra Sant'Arcangio e Raimo va. Raimo al traversone, troppo lungo però. Da parte dell'ex calciatore dell'Anusei, pallone che si spegne ancora una volta. Oltre la linea di fondo, quando siamo giunti al minuto numero 16, e 31 secondi. Ancora 2 a 1 il parziale in favore del Bisceglie, e con Martorell pronto al rinvio da fondo campo. Tanto il direttore di gara ferma il gioco estraendo un cartellino giallo. Vediamo all'indirizzo di chi? Probabilmente all'indirizzo di Monticciolo. Per proteste il tecnico del Casarano, probabilmente. Tanto qui, Montinaro mette giù la sfera con la consueta calma logoluso, chiamando in causa Ateo che poi apre il destro indirizzo di Vito Francesco che ricomincia ancora dall'ex lavello, il pallone è centrale, ha difficoltà a girarsi qui Sant'Arcangelo, allora allarga sulla destra verso Vito Francesco, prova il dialogo in qualche modo il Casarano a liberare ancora l'esterno con la maglia numero 7, il pallone che si impenna, prova a metterlo per terra in qualche modo, ad addolcirlo qui Coria Eccolo, proprio l'Argentino, l'uno contro tutti, Facundo Coria. Intanto si intestardisce un po' troppo il numero 87. Dunque la rimessa per il Casarano, già battuta con Logoluso in possesso del pallone, il pallone è in orizzontale, Montinaro, buono il controllo, da destra verso sinistra, poi sbaglia completamente l'intervento coronese, regalando la sfera a Marino, poi, a Marino prima e a Coria poi poi cozza il pallone è profondo attenzione a Farinola che si incune a buono il dribbling Farinola prova a entrare in area di rigore interviene in maniera perfetta in fase di interdizione il solito Matteo Montinaro e il Casarano prova a ripartire in azione di ripiegamento con Raimo che mette in moto il proprio compagno ancora una volta Montinaro che sta lottando come un leone in gabbia contro tutta la retroguardia del Bisceglie però qui commettendo irregolarità e dunque calcio di punizione, fa i danni di Izzo. Come detto, Farinola, buona la sua inventiva, la sua azione personale. Poi terminata con un pasticcio, uno scarabocchio al limite dell'area di rigore, non è riuscito ad arrivare al tiro anche per l'intervento tempestivo del solito Matteo Montinaro in chiusura. Intanto qui rischia per un attimo Sanchez che. Sistema il pallone con la testa, poi lo rinvia all'indirizzo di Coronese. Non riesce a mettere giù il pallone, poi va giù Montinaro. Non ci dovrebbero essere problemi per lui, infatti si rialza l'ex centrocampista del Bitonto. Poi interviene con l'incornata Sant'Arcangelo, ma non senza frutto. Però allora Farino la interviene. Sanchez ancora una volta, imperioso il numero 2, in lettura, tanto. Ferma il gioco il direttore di gara per un fallo di un calciatore nero-azzurro stellato. Dunque, calcio di punizione già battuto. Raimo, verticale. Il controllo da parte di Rizzo Attende la sovrapposizione Poi va da solo e cambia con il destro A cercare e a trovare Vito Francesco Che prova a duettare con il compagno Ci riesce l'ex Lavello Che poi va all'indietro da Sebastian Sanchez All'uno contro uno Vuole Pertugio, Lo trova il cross è interessante Tra le braccia però docili Da parte di Alessio Martorell Che fa solo il pallone E rinvia in mantenente la manovra Cercando molto bene In posizione regolare qui Urchiglio Attenzione Urchiglio Prova a convergere, poi va in orizzontale. Pallone un po' corto, riesce ad ammortizzarlo in qualche modo. Itsco, fermato però in maniera regolare. Allora il Casarano prova ad aprire il gioco. Lo fa bene all'indirizzo di Coronese che prova a penetrare in area di rigore. Converge Coronese, poi va giù. Non c'è nulla secondo il direttore di gara. È tutto regolare. Allora ancora una volta, cambio di fronte. La gara si è accesa in questo frangente quando siamo giunti al minuto numero 20 e 25 secondi. Tanto qui Farinola. Non riesce ad avanzare. Vediamo un po' il, il gioco. È fermo perché un calciatore del Biscelli è ancora a terra. Poi si rialza prontamente. Il direttore di gara ha fermato il gioco. Tanto, secondo cambio per il Casarano dopo l'ingresso in campo dello stesso Mattia Coronese. Vediamo un po'. Entra con la maglia numero 18, Saverio Dellino. Vediamo un po' chi li fa il posto. Anzi dentro Ribeiro. Dentro Ribeiro, vediamo un po'. Dentro Ribeiro e Dellino. Doppio cambio dunque per Mister Monticciolo. Proprio così. Non abbiamo ben capito. Probabilmente D'Ambros. Ecco D'Ambros. Che ha lasciato il terreno di gioco. Ovviamente capiremo più in là chi è stato il secondo ad essere sostituito. Intanto doppio cambio con Ribeiro e Dellino. Tanto Coria per un controllo con il ginocchio. Con la coscia, scusate. E intanto rimessa in gioco con le mani guadagnata dall'Argentino. Pallone che. E in area di rigore, facile preda di Alessandro Marchionna che trasforma l'azione in offensiva con questo buonissimo controllo delizioso probabilmente dello stesso Ribeiro. Attenzione, poi il pallone smistato da Coronese sulla corsia di destra. Eccolo, ancora Ribeiro prova a convergere, va sulla corsia di destra ancora una volta per Vito Francesco che guarda in mezzo, non si fa pregare, mette un pallone teso. Dietro di gara ferma il gioco però nulla di fatto per il Casarano, probabilmente una posizione irregolare. Dunque, calcio di punizione per Alessio Martorell. Dunque, è stato il numero 2 Sanchez a lasciare il campo. Ora ovviamente Casarano molto più offensivo con Dellino e Ribeiro in campo, oltre che a Coronese. Più offensivo nel tentativo di graffiare, di pungere in maniera più continua dalle parti di Martorelli, in questo caso prova il Casarano con Izzo che però sradica la sfera dai piedi dell'avversario. Poi viene triplicato l'Argentino, prova a disfarsi della sfera, non riesce a tenere il pallone al di qua del rettangolo verde. Allora il Casarano qui pressato, rischia un po' Rizzo, rilancio provvidenziale da parte di Marchion ancora. Interviene Izco prima, poi recupera Raimo, eccolo ancora Alex Lanusei con questo pallone in verticale dove prova ad arrivarci Marino. Poi questo pallone ancora una volta a campanile, delizioso il controllo da parte di Urchio. Pescato però ancora una volta in posizione di upside, l'Argentino autore del secondo gol, tanto cambio anche per il Bisceglie. un po' chi uscirà, probabilmente Coria sarà l'indicato numero uno a lasciare il campo, proprio così l'autore del primo gol al suo posto Lorusso, punta di peso Giovanni Lorusso, Russo, capocannoniere del Bisceglie con tre marcature in questa stagione, Coria ha trovato, la prima marcatura stagionale, attenzione qui alla Bisceglie che riparte all'1 contro 3 Poi la giravolta elegante da parte di Rizzo a liberarsi del diretto avversario Poi vai da ad Dellino, pallone di prima servito sulla corsia di sinistra verso Montinaro Lato corto e l'area di rigore, è impongito sul da farsi, allora va all'indietro Il cross da parte di Atteo in area di rigore interviene di testa Farinola restituendo però il pallone sul destro di Vito Francesco che punta l'avversario si porta il pallone sul sinistro, lo rimette al centro, attenzione al colpo di testa improvviso ancora una volta di Montinaro deviato in corner da Martorell probabilmente, vediamo un po', anzi no perché il pallone è terminato sul fondo non c'è stata deviazione dunque rimessa da fondo campo ma occasionissima, occasione ghiotta per il Casarano con Montinaro, con il solito Matteo Montinaro, autore del gol, che finora tiene a galla la compagine di mister Monticciolo. Quando siamo giunti al minuto numero 25, 35 secondi sul cronometro, il Bicelli ancora avanti, 2-1, sulla Casarano, è stato qui un fallo reiterato da parte di Logoluso, all'indirizzo di Barletta, ai danni di Barletta. Okay, il calcio di punizione, e a disposizione del Bisceglie Che come ha detto Ha inserito Giovanni Lorusso Al posto di Coria Il cross Attenzione qui va a vuoto Marchionna ma Subisce fallo Da parte di Urchiglio Dunque calcio di punizione Dalla linea difensiva Per il Casanova già battuta Con Rizzo prima che serve poi Raimo avanza al piccolo trotto, poi va in orizzontale verso Logoluso che libera la corsa ancora del numero 6, imprendibile il cross all'interno dell'area di rigore, va vuoto. Qui attenzione, va vuoto probabilmente il portiere, anzi, no, perché è stato un intervento provvidenziale dello stesso Martorell. La visuale purtroppo non è delle migliori, ma si è ritrovato il pallone tra le braccia, Alessio Martorell. Sulla conclusione probabilmente di Ribeiro... Itzco, interviene il cross dal lato corto dell'area di rigore, poi mette le cose a posto Logoluso. Pallone di ritorno, ancora per l'ex Lavello che sempre testa alta va in verticale. Interviene male Dellino, poi Logoluso ancora, Vito Francesco a due passi serve a Teo braccato da due non riesce a districarsi allora il pallone di Cozza è prezioso verso lo russo intervento perentorio da parte del solito Rizzo e il Casarano ne esce palla al piede ancora una volta con Vito Francesco in questo pallone in orizzontale rischia per un attimo ma la sfera arriva sul destro di Montinaro da destra verso sinistra ancora il Casarano con Coronese che rimette al centro un pallone deviato con la testa logoluso. Ora la manovra risulta più efficace da parte della compagine di mister Monticciolo qui. Incespica per un attimo sul pallone Montinaro che però si va a riprendere il pallone. La regista offensivo lo rimette al centro. Attenzione che va vuoto, Martorell! E di un soffio Casrano non trova il punto del 2 a 2, ma probabilmente c'è un calcio di rigore. Un calcio di rigore per il Casarano, per intervento sconsiderato da parte di Martorelle che rimane per terra. Vediamo un po' cosa decreta il direttore di gara, probabilmente ha indicato il dischetto del rigore. E dunque dopo due interventi molto molto dubbi, danni Di Sant'Arcangio e il Casarano ha a disposizione il calcio di rigore per portare in parità. Il parziale, secondo calcio di rigore, secondo calcio di rigore di giornata per questa partita. Ha morito anche Alessio Martorell. E attenzione, come siamo giunti al minuto numero 29, 5 secondi. Il Caserano ha a disposizione l'occasione per andare in gol. Probabilmente Vito Francesco, alla battuta, il destro e il Casarano pareggia, fa sul 2-2 con il primo gol stagionale di Ferdinando Vito Francesco dagli 11 metri. Dunque cambia il parziale quando siamo giunti al minuto numero 30 di questa seconda frazione di gioco completa, la rimonta la compagine di Mister Monticciolo con il rigore perfetto realizzato da Ferdinando Vito Francesco, come diciamo, primo gol stagionale con la maglia rosso-azzurra. Dopo l'assist meraviglioso nel gol realizzato da Montinaro nella gara contro il Gravina E dunque 2 a 2 Meritato il parziale per il Casarano che non ha non Stava certamente demeritando e ha meritato appunto il gol del 2 a 2 Dunque Montinaro prima, Vito Francesco poi colpiscono i nuovi acquisti di questo ottimo mercato della squadra rosso-azzurra che ha portato qualità, quantità e gol alla manovra Salentina. Ancora il Bicelli che prova a rispondere dopo il doppio schiaffo subito. Montinaro prima e Vito Francesco poi il cross in area di rigore, attenzione sulla linea di porta, non interviene Marchionna, interviene Raimo però fallo però in attacco segnalato dal direttore di gara I danni di Raimo, pericoloso comunque molto insidioso. Il Bisceglia in questo caso, che non ci ha pensato due volte, si è riversato interamente nel, nell'area di rigore della Casarano attenzione qui che probabilmente fucci che lascia il posto vediamo un po' e Ferrante un centrocampista per un altro centrocampista non cambia nulla per quanto riguarda Michele Cazzarò ammonito Michele Fucci dunque forze fresche con Ferrante e nella Partita precedente, ripartito dal primo minuto, attenzione qui allo russo che tocca bene il pallone, almeno nelle intenzioni, poi Marino va all'indietro verso Martorell che apre il piattone alzando questo campanile che fa suo in qualche modo Raimo, ma sul destro entrato Ferrante, allora Rizzo con la testa, Montinaro. All'indietro verso Raimo, che ricomincia dal logo l'uso. Pone il controllo a seguire, poi va in orizzontale verso l'autore del secondo gol. Vito Francesco, che apparecchia verso Atteo In mezzo a due riesce a districarsi perfettamente il gioiellino classe 2001. Montinaro prova la penetrazione in solitaria, poi la dialogo non va a buon fine. Pone sporcato da Isco sul destro di Lorusso. Urchiglio spara la porta, viene fermato sul pallone da Rizzo. Allora, Fido Francesco prima, poi Ribeiro. Buono il controllo a seguire ancora una volta da parte di Mon Coronese. Il destro improvviso, buono il controllo. E il lo slalom da parte di Mattia Coronese. Raimo in area di rigore, attenzione che si lotta lì all'interno degli 11 metri. Montinaro. Ammortizza molto bene il pallone. Buono l'1-2 verso Raimo. Un po' sfortunato però qui. Il pallone che però non, è, non ha varcato la linea. Ancora in possesso di Raimo che non lo spreca. Poi ora sì. Il pallone varca la linea di fondo ma c'è stata una deviazione. Dunque calcio d'angolo per il Caserano quando siamo giunti al minuto numero 33 e 30 secondi di questo secondo tempo. 2-2 tra Bisceglie e Casarano vediamo probabilmente Raimo sul punto di battuta come al solito ultimo baluardo Vito Francesco il cross in area di rigore non ci può arrivare nessuno attraversa tutta la linea di porta e si spegne sul fondo disposizione di Martorell che già rimesso il pallone in campo con Lo Russo con la sponda, poi interviene di gran carriera Vito Francesco ad allontanare la minaccia e poi a lasciare il pallone tra le braccia di Marchionna, Vito Francesco ancora. Poi Urchiza, Pallone sulla corsia di sinistra di Logoluso all'indirizzo di Coronese Raimo. Logoluso ancora. Nelle le solite movenze, sembra essere lento ma non lo è per nulla. Vito Francesco di prima vuole duettare con Ateo, il pallone è impreciso però da parte di Antonio Ateo, pallone che finisce in fallo laterale. Dunque ancora un cambio per il Caserano con il numero 14 Fontana. Sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco, vediamo al posto di chi. Probabilmente Ateo. Si arrabbia è proprio lui, Atteo. Si arrabbia con la propria panchina. Antonio Atteo, gara non memorabile per lui fino a questo momento. Come anche quella contro il Gravina, un po' in ombra. Antonio Atteo, tanto fa sportellate in qualche modo. Ribeiro regalando il pallone a Montinaro, inesauribile il 10. Poi va a Coronese. Però è un po' fuori misura, riesce a tenerlo in campo Raimo il cross. Non è mai in area di rigore, ci arriva Urchizza, però alimenta la manovra. Ribeiro, eccolo. Vito Francesco, non ci pensa due volte, mette il pallone al centro. Interviene ancora una volta Montinaro, che con il sinistro controlla e poi apre con il destro. Poi Ribeiro il cross. Slalom da parte del brasiliano che guadagna calcio d'angolo. Quarto corner per quanto riguarda il Casarano, che sta premendo in maniera molto continua in questo frangente. Dopo l'arrivo dopo del secondo gol, attenzione a Vito Francesco. Intanto il cross in area di rigore, ribattuto. Non ci arriva però lo stesso Fontana. Poi. Alleggerisce verso Marchionna Vito Francesco Pallone in verticale Prova ad arrivarci Fontana ancora Ma è il Bisceglie ancora in possesso del pallone Con calma Nel tentativo di stanare Le avvisaglie offensive Della compagine rosso-azzurra Qui Sporcato il pallone Di da Dall'Ogulluso Rimessa per Compagine di mister Michele Cazzarò con Urchizza. Pallone all'indietro verso Marino. Buono il controllo con il mancino. Comunque, gara molto, molto godibile in questo secondo tempo. Molto, molto bella sotto tutti i punti di vista, anche dal punto di vista offensivo. Qui buono il palleggio. Nesce elegantemente il solito Montinaro e trova il Pertugio propizio verso Coronese che prova a convergere. Si ferma Coronese e va all'indietro ancora per l'onnipresente Raimo che, come al solito, prova ad andare sul fondo. Braccato da Itsco prima e da Urchizza poi, che scaraventa il pallone in falo laterale senza badare troppo per il sottile. E il Caserano rimane imperterrito in avanti e ancora dalla corsia di sinistra. Logoluso, l'uso, buono il controllo, poi con l'esterno, vede il Pertuggio centrale. Montinaro, limite dell'area di rigore, zona tiro per il 10, non lo prova, preferisce andare sulla corsia di destra verso Vito Francesco, da sinistra verso destra il Casarano con Ribeiro, poi la pallone ancora. Al limite dell'area di rigore interviene Itzko in qualche modo, ma ancora il Casarano in possesso della sfera con Raimo che scodella un pallone interessante al centro. In due tempi ci arriva Martorell, posizione comunque di upside decretata dal direttore di gara, calcio di punizione per il Bisceglie, dai piedi dello stesso Martorell, come detto. Ecco il pallone profondo a cercare il solito Urchio che prova a lottare. Guadagna calcio di punizione. Anche cartellino giallo per Rizzo, eh, che era diffidato. Molto probabilmente salterà il match non contro il Nardò, che è stato ufficialmente rinviato. Vediamo un po' se. Casano disputerà la gara esterna contro l'audace Cerignola. Tanto calcio di punizione da posizione. Ghiotta per quanto riguarda gli uomini in nero azzurro stellato con Marchionna che dà indicazioni alla propria barriera. Ecco qui Cozza, lo specialista. Pallone. Sulla corsia di sinistra è uno schema, il cross in area di rigore. Poi Urchiglio interviene con l'incornata perentoria, non inquadrando però lo specchio della porta. Vicino il Bisceglie al punto del 3 a 2, con questa azione manovrata, partendo da Cozza, va liberato il compagno sulla corsia di destra per l'incornata, come detto del solito Urchiglio che non inquadra la porta però. Siamo già dall'altra parte con Dellino che prova il dribbling. Non riesce Saverio Dellino e allora ne esce palla al piede il Bisceglia. In qualche modo con questo pallone scaraventato in avanti sul petto di Raimo. Il controllo è difettoso però di Nicola Raimo. Dunque rimessa in gioco con le mani con Izzo che lascia l'incombenza a Barletta. Il pallone in area di rigore ancora di ritorno per Isco ma è bravissimo in interdizione Logoluso restituendo però la sfera su Marino eccolo Farinola all'uno contro uno pallone sul sinistro braccato anche da Fontana allora prova a mettersi in moto in solitaria lo stesso Farinola indietreggiando verso Cozza il pallone scodellato tentato di scodellare nel cuore dell'area di rigore ribattuto il più lontano che può dalla retroguardia del Casarano e allora qui rischia un po' Marino sul pressing di Dellino. E allora è costretto a spazzare il pallone in fallo laterale. È messa con le mani per Nicola Raimo in costante proiezione offensiva. Lui che nasce come esterno puro, alto di fascia. Sinistra e la cross, insidioso, esce sicuro. Martorell poi va vuoto in un primo istante. Vito Francesco. Allora mette le cose a posto Ribeiro sul destro dolce del solito Montinaro. Raimo ancora. Coronese, pallone di ritorno verso Raimo. Instancabile il numero 6. Pallone verso Fontana che vuole il... Duetto con Nicola Raimo che non può arrivarci però in questo caso. Dunque, non è che sfila in Fallo di fondo. Intanto, altra sostituzione per quanto riguarda la pagina di Mister Cazzarò con Calogero Lapiano, l'autore del gol. L'autore del gol del girone d'andata, il gol della vittoria Su calcio di rigore. Col che regalò l'1-0 alla. Compagine nella Azzurra Stella da fuori, l'autore del secondo gol del Bisceglie Urchiglio. Gara molto ordinata da parte di Urchiglio, nonostante il gol molto, molto positiva. Tanto qui Montinaro prova a destreggiarsi, il retroguardia del Bisceglie riesce a soffiare il pallone. Allora con l'esterno qui lo Russo prova a servire il compagno sulla corsia opposta, interviene. Vediamo un po' Ribeiro, probabilmente che subisce fallo. Fallo commesso da Ligorio. Comunque, calcio di punizione per il Casanova, già battuto. Eccolo Ribeiro. Prova lo slalom, il brasiliano è fresco e va sulla corsia. Mette in mezzo un pallone deviato con la testa che attraversa l'area di rigore. Allora, Coronese alimenta l'azione verso Fontana, zona tiro per lui. Poi apparecchia sulla corsia di sinistra. l'indirizzo di Raimo che preferisce ancora una volta Montinaro con l'esterno alla sovrapposizione. Ancora di Raimo il pallone in mezzo, rinviato in maniera tempestiva dalla retroguardia del Bisceglie. In affalo laterale rimane in avanti il Casarano. Quando siamo giunti al numero 43 e 41 secondi sul cronometro di questo secondo tempo, Casarano 2, Bisceglie 2. Sul su lungo linea ancora una volta da Raimo, braccato da un paio di avversari, si deve liberare del pallone, non è facile per lui, poi guadagna il massimo probabilmente, la rimessa in gioco con le mani ancora una volta in fase offensiva per il Casarano con Montinaro e Raimo che sbatte sul diretto avversario e guadagna un preziosissimo calcio d'angolo, era quello che voleva Nicola Raimo. In una situazione abbastanza complicata, lì sulla linea di fondo, calcio d'angolo con Montinaro, probabilmente che chiama lo schema. Occhio ovviamente in area di rigore. Infatti, si allontana Raimo, lascia l'incombenza a Montinaro. Il cross non è male, attenzione, colpo di testa che sibila l'incrocio dei pali alla destra dell'estremo difensore Martorell. Casarano ad un soffio dal punto del 3 a 2, non ci avrebbe potuto far nulla. L'estremo difensore Martorella, il pallone era diretto all'incrocio dei pali. E intanto qui il Bisceglie, però che prova con la piana, e ora deve rifiatare in qualche modo. con pagina di mister Cazzarò sul centro-destra. Pallone profondo, eccolo La Piana che viene a prendersi il pallone. Brevilinio La Piana, vuole dribbling. Due uomini sulla 10. Alla meglio Logoloso. Ad un passo peccato per il Casarano. Quando siamo giunti al minuto numero 45-32 secondi, tanto rimessa ancora per il Casarano che chiude in attacco questo match. Casanova che ha vistosamente fatto la partita, ha tenuto le redini del gioco ben salde, ma un paio di disattenzioni sul calcio di rigore e poi sulla gol di Urchiglio, stanno regalando questo pari a entrambe le compagini. Tanto, qui un pallone completamente sballato tra le braccia di Marchionna, Vito Francesco. Eccolo ancora Ferdinando Vito Francesco braccato dallo Russo. Allora si disfa del pallone verso Ribeiro. Buono il controllo a seguire, dribbling secco. Poi il pallone ancora una volta in sovrapposizione. Il cross di Vito Francesco ribattuto in fallo laterale. Certo che il Caserano, come detto poc'anzi, chiude questo match in attacco. Nel tentativo di. Sorpassare definitivamente la compagine nero-azzurra, stellata con questo pallone in verticale da parte di Rizzo, pallone tra le braccia però di Martorell che non ha nessuna fretta in questo caso, ovviamente dopo il pericolo scampato in precedenza vuole la piana, non lo trova, trova la. Torre di Raimo poi ammortizza molto bene il pallone coronese, Raimo ancora in avanti, poi la Piana prova a mettere giù la sfera, attenzione alla 10, è pericoloso, prova la conclusione improvvisa ad incrociare, pallone smorzato però, difettoso il suo Mancino che non inquadra ovviamente lo specchio di porta difeso da Marchionna che ha già messo in movimento il solito migliore in campo. Matteo Montinaro che con il mancino apre il gioco un po' corto, interviene di gran carriera però in due tempi, Ribeiro che da quando è entrato ha dato quel pizzico di brio in più all'attacco della Casarano, il cross in area di rigore, la sfera ancora lì nel cuore dell'area di rigore con il attacco verso Fontana che carica la conclusione, la sfera ancora lì, la rinvia in maniera clamorosa il Bisceglie il Casarano ad un passo dalla vittoria quando siamo giunti al minuto numero 48 e il triplice fischio condanna il Casarano alla 2 a 2 avrebbe certamente meritato un qualcosa in più clamoroso l'intervento super Alessio Martorelle che ha negato ad un soffio dal gong il gol del 3 2 a ah, Tommaso Fontana sarebbe stato il primo gol per lui in questa stagione con la maglia del Casarano. Lui, che aveva segnato anche un gol con la maglia del Fano. E dunque, ora che è arrivato il minuto numero 1, il, il, il secondo numero 2, il fischio numero 3, la gara termina sul 2 a 2 tra Casarano e Bisceglie. E dunque, noi diamo la linea. Alla regia e ci rivediamo al prossimo match. Non contro il Nardò, ma contro il Cerignola. E sempre forza Casarano. Hai ragione. Hai rag